Dopo domani non vede niente sui giornali. E ha un gran archivio e basta. Bene. Una giornata importante per Chioggia, sicuramente per la sanità di Chioggia. Inauguriamo oggi il nuovo pronto soccorso, la nuova piastra operatoria, quindi direi un investimento di 8 milioni e mezzo di euro che, come vedete alle mie spalle, è assolutamente quello che Chioggia si meritava. 1500 metri quadrati, il triplo del precedente reparto, 8 ambulatori e 16 unità per l'osservazione breve intensiva. Il tutto dotato di tecnologie di ultima generazione per le indagini diagnostiche, collegato in rete all'interno di un sistema innovativo capace di monitorare e valutare l'afflusso al pronto soccorso e di gestire le emergenze secondo il livello di gravità, il tempo di arrivo del paziente in ospedale, il suo stato di salute e la sua storia pregressa. In Portogallo sapete che cantano il fado, no? Questa malinconia che si trascina sempre, no? E i ciosotti, quando che mi vede, ma ciosa se ne smette, potrei dirvi anche i ciosotto se vuoi. Però ragazzi, guardatelo bene. Non ce l'ho neanche a casa mia questo, è vicino a casa. L'inaugurazione del nuovo pronto soccorso si inserisce all'interno di un più ampio progetto di ristrutturazione dell'ospedale di Chioggia, iniziato nel 2012, dove sono stati rivisitati tutti i reparti dell'ala ovest, si è ampliata la radiologia, è stato realizzato un nuovo CUP ed è stata creata una nuova sala di attesa del poliambulatorio. Possiamo dire di un territorio oggi che è completamente presidiato dal punto di vista sanitario e che garantisce qualità, competenza e contenuti rispetto ad una domanda di sanità che promana da questo territorio stesso.